La post-produzione è un aspetto tecnico, tecnico-artistico, nel senso che un film viene girato, con la pellicola o con una macchina da presa elettronica, si girano le scene, dopodiché se un film dura 2 ore, per dirvene una, si girano 8-10 ore di scene. Poi il regista deve decidere come montarle. Il montaggio già è un atto della post-produzione. Seguendo il copione, lui sceglie le migliori scene, le mette una dietro l'altra, abbina la colonna sonora, e questo è un atto tecnico da un punto di vista, e artistico soprattutto. Negli ultimi anni è subentrato un altro aspetto tecnico, che sono, non dico ancora gli effetti speciali, perché è un terzo capitolo ancora, la gestione elettronica della post-produzione. Oggi ci si può permettere di modificare certe cose, i colori, il suono, la luce, perché si lavora in elettronica da qualche anno a questa parte. Prima c'era il montatore proprio fisico con la pellicola, lo scotch, la moviola davanti, era un lavoro affascinante, lunghissimo, complicatissimo. Oggi, per la gioia dei produttori, per fortuna, non si gira quasi più in pellicola, per cui, parlando di quello che ho fatto nella mia gioventù, con Fellini si giravano anche 65 ciak di una sola scena, col produttore che prendeva e se ne andava via perché si sentiva si voleva ammazzare. E poi magari non venivano usati nel montaggio del film. Io ve ne racconto una perché ce l'ho tante nella mente. Città delle donne, Fellini, con Mastroianni, Ettore Magni. Fellini un giorno dice: voglio che ci sia un jumbo jet che si schianta in un campo. Chiaramente non potevamo andare all'Italia a chiedere gentilmente di prestarci un aereo per schiantare, e fu commissionato a un mago degli effetti speciali, parliamo di 30 anni fa, di costruire un jumbo un po' più grande, un po' più piccolo di quello vero, in modo da poterlo schiantare in un campo. Questo grandissimo professionista, si chiamava Pischiutta, Giorgio Pischiutta, costruì un jumbo che era 10 metri di apertura d'aria, pesava 300 kg, una cosa bellissima, tutto dipinto non ai colori dell'Italia perché non ce lo permettevano. Per costruirlo ci mise 2 mesi. Fate conto che un film di Fellini, girato di un film di Fellini, durava in media 2 anni. 2 mesi per costruire questo jumbo, 1 mese per attrezzarlo per il volo, cavi che poi andavano nascosti in fase di montaggio, fuochi pirotecnici, fumo, fiamme, 2 notti di seguito per girare la scena perché si doveva schiantare di notte, dunque 3 mesi di lavoro. All'epoca il costo, postiamolo in euro, era intorno ai 400.000 euro per fare questa scena, non è mai stata usata. Fellini non gli è piaciuta, non l'ha montata di suo figlio. Una nota all'ATER, la società di produzione è fallita. C'era un'altra domanda qui in prima fila, visto prima la signora. Ah, sì, scusate, no, finisco perché poi mi sono distratto. Oggi c'è la post-produzione elettronica effetti speciali, che è importantissima. Importantissima da una parte, pericolosa da un altro, perché oggi si riesce anche a modificare l'aspetto fisico degli attori. Un esempio tra tutti, il Gladiatore. Pochi, non so se molti lo sanno, durante le riprese del Gladiatore è morto l'attore inglese, che non mi ricordo come si chiamava. Comunque. Oliver Reed. Non Richard Harris. No. Richard Harris. Oliver Reed. Era Oliver Reed? Oliver Reed. Muore durante le riprese. Hanno continuato a produrre il film e in fase di post-produzione elettronica lo hanno riprodotto. Chiaramente hanno usato tutte le scene che erano disponibili precedentemente, però lo hanno assemblato elettronicamente. Oggi si fanno dei film elettronici al 100%, quelli si chiamano le stop motion picture, in cui si prendono i visi e il corpo degli attori e lo rifanno in elettronica. La differenza è che una volta tutto ciò che si vedeva sullo schermo era realmente successo sul set. Oggi ciò che si vede sullo schermo può anche non essere mai accaduto materialmente. Può essere un succedere in una stanza con i computer.